Ciao, io sono Marco Toscano e oggi voglio farti vedere un trucchetto davvero, davvero carino per quanto riguarda la creazione di grafici, diagrammi a torta o ad esempio altre, soluzioni di questo tipo con Adobe InDesign. Il trucchetto è molto semplice, ti basterà usare un carattere specifico che ti andrò a far vedere. Prima di tutto andiamo a creare che cosa? Una semplicissima cornice di testo. Per farlo userai ovviamente lo strumento testo. Selezioniamo un colore che più ci piace e andiamo a scrivere ad esempio dei valori, che possono essere quei valori che il tuo cliente ti andrà a dare in fase di consegna lavoro. Ad esempio, ti dirà: devi creare una serie di grafici all'interno di questo impaginato che avranno questi valori qua. Ad esempio, 30% per quanto riguarda le mele, 20% per quanto riguarda le banane e 50% per quanto riguarda il resto della frutta. Questo è il grafico a torta che dovrai crearmi. Ora, normalmente la strategia che utilizzerai di solito sarà quella di andare su Illustrator, creare un grafico, fare una serie di vettori, insomma, disegnare tutto il mio grafichino per benino. Ora, questa soluzione ci porta via un bel po' di tempo. Esiste un carattere, un font che si chiama Chartwell e ti permette di creare esattamente questa roba qui. Quindi lo selezioni, definisci se vuoi una torta, delle linee o delle barre. In questo caso noi vogliamo una torta. E a questo punto, guarda un po', InDesign ti crea una bella torta. Ora tu mi dirai: Marco, però che cavolo, non vedi che è tutto nero? Cioè, oh, io voglio una torta con le spaccature, le fette, voglio i pezzi blu, i pezzi rossi e i pezzi gialli. Cioè, tu mi hai fatto solo un punto nero, non è che sulla tastiera hai schiacciato un punto anziché cambiare carattere, ma che cavolo stai dicendo? Quindi, ti spiego anche come andare a cambiare questo valore. Molto semplicemente, guarda, vai su Modifica, Modifica in Editor Brani. Come puoi vedere, qui hai i valori che hai messo in precedenza e ti basterà andare ad associare ad ognuno di questi un colore specifico. Per cui abbiamo detto le mele che andranno rosse, ok, le banane che andranno gialle e il resto della frutta che sarà un generico, che ne so, blu, azzurro, ciano. Eccolo qua. A questo punto chiudo il mio editor brani, chiudo i miei campioni e guarda un po' che cosa c'ho. Una torta esattamente come quella che potevi creare con gli strumenti. Ora, è la stessa cosa, puoi fare la stessa cosa per modificare i vari valori. Immagina che il tuo cliente ti dica: no, il 20 deve diventare un 30, il 50 un 40. Perfetto, vai a modificare e tac, la modifica è bella che fatta. Cliente, mettiamo che ti dica: guarda, non mi piace questo grafico, lo puoi fare un po' più carino? Non so, facciamolo a ciambella, no? Quindi voglio un cerchiolino bianco in mezzo, ok? Tu dici: ok, vado a creare un cerchiolino bianco in mezzo, ma ti dico, secondo me possiamo fare di più. E infatti con questo caratterino qua, vai di nuovo sull'editor brani e vicino all'ultimo numero fai più e ad esempio gli metti una lettera che potrà essere ad esempio di colore nero. Guarda, me l'ha creata e verrà piccola. Più andiamo avanti, più questa mi diventa grande, come vedi. Io gli metterò una bella A maiuscola e lo farò del fondo bianco, per cui associo il colore bianco. Tadan! Ho creato una ciambella. Questo
Questa è un'altra cosa che puoi fare con questi caratterini qua, con questo carattere qua. Ma vediamo un attimino qualcosina in più. Guarda qui che cosa ho fatto. Ho creato uno stile di paragrafo molto semplicemente a cui ho associato una serie di toni diversi con degli stili nidificati diversi. Infatti, se andiamo sugli stili di carattere potrai vedere che a partire dal tono numero 1 fino al tono numero 5 andremo a scendere. Quindi vado sul tono numero 5, come vedi, arriviamo a 20. Detto questo, che cosa ho fatto? Ho creato questi stili nidificati e, come puoi vedere, ho associato poi un valore più di fianco. Questo che cosa dice ad InDesign? Dice che cosa? Che se io ad esempio decido di togliere il mio 10, InDesign cosa fa? Prende il tono successivo, cioè sostituisce quel tono che ho eliminato e lo passa al successivo. Per cui il tono che aveva il 10 lo passa al 50, il tono che aveva il 50 prima lo passa al 10 successivo. Questo è quanto, molto molto utile. Detto questo, che cosa facciamo ora? Detto questo, ci basterà poi associare col carattere Chartwell i valori che abbiamo scelto. Quindi il risultato che otterremo sarà semplicemente questo qui. Quindi questo è un consiglio per creare ad esempio dei grafici su InDesign che ti permetteranno di velocizzare del tutto il tuo flusso di lavoro. Il sito dell'autore è tktype.com, quindi molto semplice, e le informazioni sul font sono appunto al menu a sinistra che ti portano direttamente ad una pagina, che è questa qui, per acquistare il font in tutta legalità. Il font comprende inoltre una bella guida dettagliata in PDF dove ti viene spiegato come utilizzarlo nella maniera più dettagliata possibile. Quindi questo era quello che volevo segnalarti su come creare dei piccoli grafici con lo strumento testo di InDesign. Ci vediamo alla prossima, ciao da Marco!